Da una Toscana all'altra, da una squadra che è stata costruita per vincere il campionato ad una formazione che aveva ambizioni alla vigilia di questo campionato ma che ora sta attraversando un momento difficile. C'è il nuovo allenatore a Grosseto, Stringara, questo potrebbe essere un problema in più per voi oppure no? Sicuramente il cambio allenatore può diciamo cambiare per loro la rotta, però noi pensiamo solo a noi, il Grosseto. All'andata ci abbiamo perso 3-1 e secondo me non meritavamo di perdere. Cercherete di vendicare questa sconfitta? Sicuramente. Andremo a Grosseto col coltello fra i denti. Grosseto è una squadra che ha in formazione tanti giocatori che hanno anche militato in Serie B. Però quello di Grosseto non è, come si suol dire, un campo caldo dove si avverte molto il fattore campo. Insomma, questo invece è un vantaggio probabilmente per voi. Ah, io mi sono divertito a giocare a Ascoli oppure a giocare a Pisa. Secondo me quando c'è gente è anche più stimoloso per noi giocare e divertirci appunto. Quindi Grosseto non ci sarà gente, ci saranno sicuramente i nostri sostenitori che verranno a darci una mano però. Come ci si sente il terzo posto in classifica? È bello, è chiaro che è bello perché ti gratifica per quello che fai durante la settimana. E quindi magari uno aspira anche ad arrivare primo. Tornando al Grosseto, per chiudere con una battuta, in terra maremmana c'è un presidente vulcanico come un po' anche il presidente Campitelli, però quest'anno il presidente vi sta dando un'ulteriore spinta. Il presidente però non ha cacciato Vivarini ancora, invece cosa ne ha cacciati già due, quindi speriamo che comunque il presidente ci sta sempre vicino. È uno che ci dà sempre una grossa mano e non ci fa mancare niente.